Buongiorno a tutti, sono Luigi Onoraku, se preferite, bentornati su Dragon Ball Xenoverse 2, missione planetaria 3 stelle numero 18, esame da missione. Può bloccare il controllo temporale e lo slancio match. Lo slancio match è abbastanza inutile, il controllo temporale è utile quando si... vi spiego come funziona. È l'abilità basilare di Guldo, quindi all'attivazione voi consumerete aura tenendo premuto il tasto e bloccherete il tempo per i vostri avversari. Non è utilissima, ma può servire per quel millisecondo, per quel mezzo secondo, per permettere a un vostro amico di lanciare e beccare con la supernova di turno, con l'esplosione gigante di turno, o comunque con qualcosa di interessante. La battaglia non è difficile, attenzione solo se siete a livelli bassi, dato che può dare problemi. La condizione per passare alla conclusione suprema e far rimanere Guldo con almeno il 50% di vita. Quindi state addosso ai vostri nemici. Assolutamente dovete cercare. Scusate. Dovete cercare di non dargli respiro in modo che non vadano contro Guldo. Se iniziano ad andare contro Guldo, potrebbero iniziare un po' i problemi. Mettiamo a dorato. Ah, mi sa che mi hanno bloccato il dorato, infatti. Abbiamo dorato, eccolo qua. E spacchiamo. Non ho spaccato un emerito nulla. Ok, recom. Allora, ricarichiamoci. Sa. Come vedete siamo già in conclusione e ora attiveremo la suprema in cui appare Gino. No, non inizierà a muoversi da solo, non ho idea del perché mi si muova da solo. È l'unico gioco in cui... Torneranno ad alzarsi, va dannazione, anche Ricom e Giz e tutti quanti cercheranno di picchiarvi il più possibile. Ricom e Giz con mezza barra vita, abbastanza easy da eliminare. Dovresti riuscire a far fuori con poco più di un combetto 2. Semplice. Quindi non dovresti avere più di un tot di punti. Oggetti ed eccoci qua ad aver concluso anche questa missione parallela. Abbastanza semplice, come vedete, niente di eccezionale, ancora niente equipi interessanti, ma anche quelli inizieranno a venire. Detto questo, Yanko farà una missione che non mi interessa perché sono delle lezioni di Kiri. Detto questo, vi invito e ci vediamo al prossimo video.